Guardo lì dentro. Roberto Graffi. Salve. Ciao Roberto. Un po' di tempo che non ci sentiamo, stavamo prima Ti dispiace se ci diamo del lei? Ci diamo del lei se vuoi, sì. Se vuoi, sì. Sì. Stavamo ricordando prima di andare in registrazione dell'ultima volta che ci eravamo visti e sentiti, in occasione di una tua presentazione di un lavoro importante che hai fatto nel 2011, che vogliamo magari ricordare, giusto per la memoria di chi... Ti guardo lì o lì? Dove vuoi tu. Sì. Ci siamo visti a Calangiano. A Calangiano, sì. Sì. Siamo visti a Calangiano in un'occasione di presentazione di questo tuo lavoro, che non è l'ultimo, però mi dicevi poco fa che ne hai fatto un altro dal 2009, partito, che riguarda l'isola di Tavolara e che sì. Insomma, in qualche modo ti ha dato anche delle grandi soddisfazioni, che è durato ben 4 anni, sì. Finito 2 anni fa. Sì. Lo giuri. Diciamo che l'opportunità che ho cercato di rincontrarti è stata quella legata a questo corso di fotografia che dovrai fare, diciamo, a breve, non si sa quando, però dovrebbe iniziare nei primi di aprile. Vedo sì. Che stai sorridendo già soltanto al pensiero. No, pensavo che mi volessi incontrare per andare a prendere un caffè, invece. Ma questo quando vuoi, senza nessun problema. Invece c'era un motivo. C'era un motivo. Questa opportunità di questo corso di fotografia darà in qualche modo la possibilità a fotografi. Mi scusi un attimo, dovrebbe essere Antonio Masoni al telefono che mi sì, chiama. Va bene. Un secondo. Ok, rispondi. Ci scusiamo con il sottotitolatore che saprebbe interruzione, ma con Roberto che è sempre da aspettarsi di tutto. Era Antonio Masoni. Ero io, va bene. Dicevamo, lei è stato chiamato fotografia responsabile. Intanto perché fotografia responsabile? Beh, questo titolo mi è venuto ragionando su cosa sta succedendo nel mondo della fotografia ultimamente. Dico, non mi voglio allargare, non voglio parlare a livello mondiale, ma la realtà che ci sta circondando qui nella nostra zona. Sì. Oggi con i mezzi che abbiamo a disposizione è facile fare fotografie ed è un bene, è alla portata di tutti. Basta avere uno strumento come un telefonino o una macchina fotografica qualsiasi e improvvisamente si diventa fotografi. Da una parte è interessante perché abbiamo più immagini, dall'altra però stiamo notando che si crea una sorta di confusione. Io mi dispiace dover parlare così, però l'ultimo arrivato diventa improvvisamente un grande fotografo. E fin qua va tutto bene, ma al momento del confronto nascono delle conversazioni abbastanza sterili, incattivite, eccetera. Per carità, io sono d'accordo, mi piace vedere la fotografia, questo è il mio mestiere, però detto così, sì, senza nessun blocco, io dico... C'è bisogno di essere un pochino educati alla fotografia e da qui viene fuori la responsabilità di che cos'è la fotografia. Io sto comunicando. Il fatto di riuscire a fare immediatamente delle fotografie, di farle conoscere così a tutto il mondo, mi sono chiesto, è un fattore responsabile o irresponsabile? Perché c'è bisogno anche di sapere se quel fotografo è credibile oppure no, nel senso, qual è la sua produzione precedente? Che cosa sta facendo oggi per dare il suo contributo al mondo della fotografia? Perché quello che confonde un pochino il mondo della fotografia è anche questo, che io scopro all'improvviso che posso fare una fotografia e, in poche parole, la fotografia l'ho inventata io. Io mi pongo delle domande e dico, ma
Ok, sono riuscito a fare questa fotografia, però non so che cosa c'è dietro questo scatto. Per esempio, uso una macchina fotografica, quella macchina fotografica non l'ho inventata io. Sto usando dei prodotti, quei prodotti non li ho inventati io, li sto semplicemente usando. Se io riconosco che dietro il mio scatto c'è gente che ha già lavorato responsabilmente, mi devo mettere anch'io nelle condizioni di usare il mezzo fotografico con responsabilità. Non Capito. so Sì, è molto chiaro, se è molto chiaro, comprensibile. assolutamente. Casomai, io parlo personalmente, io mi metto in una posizione dove dico che mi sono appassionato alla fotografia, è una cosa che mi piace, che mi diverte, mi permette di esprimermi, eccetera. Non ho la presunzione di dire che i miei lavori, che il mio modo di fotografare è il migliore. Io sono cosciente che sto utilizzando una tecnologia che ho visto chi ha fotografato prima di me, chi sta fotografando nel periodo in cui sto fotografando anch'io e che cosa si prospetta per il Cioè, futuro. nessuno ha inventato nulla, in poche parole. No, qualcuno l'ha Cioè, ovviamente, ma di quelli che fotografano inventata. adesso, che quelli che tu dicevi in qualche modo vorrebbero Inventa un avere. genere, inventa Esatto. qualcosa, però E renditi quindi la conto. differenza che può esistere a un certo punto, in quali termini la possiamo individuare Dai il tuo nella. contributo in maniera cosciente e responsabile nella fotografia contemporanea, perché Esatto. noi stiamo usufruendo delle immagini del passato. Certo. Oggi stiamo attingendo da archivi del passato, di fotografi grandi, che hanno scattato con responsabilità, che hanno lasciato una traccia. Oggi noi che cosa facciamo? Facciamo competizione tra di noi, facciamo. Non siamo leali tra di noi, ecco, c'è sempre una sorta sai quando c'è lo sguardo un po' così, Sì, no? Divertente tra certo. l'altro. Diamo un contributo, lasciamo il segno, perché la generazione futura dovrà attingere anche dal nostro lavoro. Che cosa stiamo lasciando? Che cosa stiamo inventando? Quindi alla fine restano soltanto quelle immagini e basta, ma in realtà non c'è altro nulla. Ci sono delle immagini che tutti possono fare a questo punto. È giustamente messo in evidenza il fatto che i mezzi a disposizione sono talmente tanti ormai, e tutti in qualche modo sono diventati fotografi. Torniamo un attimo a parlare di questo corso di fotografie responsabili, anche perché ho l'occasione e l'opportunità di parlare di questa nuova società, associazione, non so in realtà di che cosa si tratti. Che si chiama Libera Schemi, è una nuova intrapresa di giovani ragazzi, che sono tutti abbastanza giovani, ce n'è qualcuno di Tempio, mi dicevi prima, uno di Trinità o una di Trinità e qualcuno di Duras, che in qualche modo si sono messi assieme e hanno fatto un'associazione che si propone di promuovere determinati corsi di varia natura. Ho già visto che hanno fatto, o che stanno per fare corsi di giornalismo di base, corsi di lettura, corsi di scrittura e appunto questo corso di fotografia che terrai tu a breve scadenza. Cosa pensi di questa Libera Schemi? Ma innanzitutto mi è piaciuto molto il nome dell'associazione. Io sentendomi libero dagli schemi, ho pensato che questo marchio c'è già nella Un mia. fotografo deve essere sempre libero dagli schemi, non deve avere nessun tipo di vincolo. Appunto, Tutti io l'ho ritieni. sentito dentro di me Appunto. questo logo Libera Schemi. Capito. Ci siamo conosciuti, diciamo, casualmente. Da una conversazione, da un caffè, Sì. sono venute fuori delle idee, abbiamo cercato di mettere insieme pensieri, prospettive, abbiamo fatto se non altro un'indagine tra di noi e abbiamo Sì. capito che abbiamo comunque qualche cosa che ci lega. Ecco. Ho capito. Però permettimi Dimmi. questo, Antonio. Parlando del corso di fotografia, ci tengo a precisare una cosa, che è stato chiamato fotografia responsabile, ma questo non significa che io sia il fotografo per eccellenza che deve stabilire che cosa significa fotografia responsabile, no? In realtà c'è una dinamica che si sviluppa all'interno del corso
che diciamo io fornisco delle tracce perché ciascuno diventi responsabile delle immagini che produrrà. Non ho la pretesa io di insegnare una fotografia e di stabilire che quella fotografia è responsabile. C'è tutto un lavoro anche divertente che permette a ciascun allievo innanzitutto di imparare la tecnica, perché è fondamentale, però di non fossilizzarsi solo sulla tecnica, perché non dobbiamo produrre delle immagini, possibilmente non dobbiamo produrre delle immagini fredde, quindi la concentrazione non va solo sulla tecnica. La tecnica diventerà un fattore acquisito, di modo che tu puoi liberare quelle immagini che hai sempre tenute ferme in un cassetto, no? Chiaramente non ci sono dei limiti alla, che poi è la creatività di ciascuno, quindi in qualche modo attraverso la responsabilità sta nell'apprendimento della tecnica, in qualche modo, in modo tale che ci sia consapevolezza di quello che si va a fare. Poi il resto è libera interpretazione, come tu stesso. Sì, impara la tecnica. Certo. Ti aiuto a dimenticarla, e quando tu ti trovi davanti quell'immagine che vuoi realizzare o vuoi realizzare un progetto che hai fermo da tanto tempo, non devi stare lì a farti mille calcoli, ma semplicemente imposterai i dati nel tuo apparecchio, nella macchina, che ti permettono di realizzare quell'immagine. Quindi, parlando di percentuali, il 98% rimane la tua creatività, il 2% ti serve, 2% della tua concentrazione ti servirà per impostare dei dati, ma tutto il resto sarà libero. Assolutamente libero. Mi ha colpito venendo qua stasera, già avevo visto qualcosa, ma oggi insomma vedo qualcosa di più di più consistente. Stai per riaprire nello storico locale fotografico che già era stato di tuo padre, che adesso sì, in qualche modo stai per riaprire in via Roma, nella parte bassa, sotto Piazza Gallura, per chi ancora non ti conosce. Ma diciamo al numero 108. Diciamo anche il numero 108, non è pubblicità, è semplicemente per precisare qualcosa che già a tempo conoscono, e non solo, a tempo conoscono tutti sicuramente. E lo hai tappezzato in maniera incredibile con dei vecchi ritagli di giornali, ma non sono giornali qualunque. Che giornali sono questi? Sono giornali storici in qualche modo legati al passato. Sì, alle mie spalle c'è una parete che è composta da una serie di pubblicità degli anni 40. Nei banchi si va avanti con gli anni, siamo agli anni 50, alle tue spalle anni 60 e dietro ancora gli anni 70. Ecco, tutto questo lavoro, intanto vabbè, anche lo sgabello dove sono seduto. Sì, sì, incredibile. Questa è un quotidiano del 1967. Figuriamoci. Questo è il titolo che era in prima pagina. Sì, sì, tanto per cambiare si sta parlando di accuse a qualche politico. E ci sediamo sopra. Certo. Questo perché intanto vabbè, è una tua idea, intanto l'hai vista da qualche parte, perché beh, io devo chiedere una cosa che mi curiosisce molto. Secondo te cosa pensi delle persone che fanno anche il tuo mestiere che copiano? Il copiare, che non è una cosa che abbiamo inventato noi, dicono che copiano i giapponesi, ma non è mica importante non fare copia. Esatto, esatto, il copia e incolla, ma mettici qualcosa di tuo dentro. Esatto, quindi sei d'accordo sul fatto che si possa attingere da altre conoscenze per poter fare. Assolutamente, non viviamo. Mi interessava questo particolare, e dicevi è come hai fatto questa. Certo. Ognuno attinge dall'altro. Certo, come hai fatto questa ricerca così, così minuziosa di questi giornali? Ma volevo vedere questa panoramica, guarda. Sì, se seguo. Negli anni 40, nelle pubblicità, c'era un linguaggio molto familiare, molto elementare,
molto genuino. Fammi vedere se trovo qualche pubblicità che... Guarda. Per descrivere, per esempio, il sapone Falulime, ne prendiamo uno a caso. Sì. Lo slogan è questo: che fortuna per noi cinque d'usare il Palmolive. Sì. Sono cinque gemelle canadesi che in quel periodo lì prestavano il loro viso per questa pubblicità. E per vendere questo prodotto c'è tutto un... come se fosse un trattato, no? Una garanzia, una rassicurazione che stai usando, sì, un prodotto utile. Cose che adesso abbiamo magari per scontato, che non la pubblicità non era una pubblicità aggressiva, non c'era un linguaggio, esatto, aggressivo. Poi mano a mano, adesso anche per non annoiarvi, quindi vi suggerisco, vi invito a venire nello studio. Ah, certo, su questo non ci sono dubbi, ne parliamo dopo. Fino ad arrivare alle pubblicità, come vedi qui, degli anni 60-70. Sì. Non so se riesce a inquadrare bene questa olio sasso. Ci vediamo vicino. Sì. Olio sasso, sì, me la ricordo molto bene quella pubblicità. Sì. Vedi che c'è finalmente il senso dell'umorismo. Sì. Doppi sensi. Sì. Cosa che negli anni 40 non c'era. Esatto. E poi volutamente non voglio le pubblicità le più recenti. Non ti piace proprio? Mi piaceranno tardi. No, mi piacciono. È il linguaggio che non mi piace. Molto... Preferisco questo. Certamente. Guarda anche qua. Ah, ce n'è una molto bella con Aldo Fabrizi, aspetta che andiamo a scusarla dietro questo comodino. Leggi lo slogan. La bombola Agit Gas costa meno perché dura di più. Riesci a vederlo qui? Sì, sì. Incredibile. Beh, abbiamo perso un po'. Ci stai facendo fare un tuffo un po' a quelli un po' attempati, un tuffo nel passato, un passato che abbiamo dimenticato, sì, completamente. Sì, ma hai fatto un'osservazione giusta, perché se tu hai notato, da questo punto in giù c'è un colore diverso rispetto al resto dello studio. Allora, noi quest'anno facciamo 25 anni di attività. Quindi in questo angolo qua c'è la storia dell'attività. Stavolta chiamano te. No, chiamano sempre te. Sempre te. Sei sempre. Sempre Masoni che mi chiama. Sono sempre io che ti sto chiamando. Dicevi. Quindi c'è questa proiezione del passato. Sì. Vedi anche la sala d'attesa con una vecchia. Sì, con le vecchie poltrone del cinema. Sì. Poi, una volta che vieni qui e ti siedi, vuoi venire a sederti? Io devo mettere prima l'inquadratura, perfetto. Ecco, guarda che cosa succede. Questi legni, ti giri qui, vedi, queste sono le vecchie macchine fotografiche che i clienti hanno versato, o macchine che non funzionano più. I lavori dei clienti che non sono mai venuti a ritirare. Ne sono tanti. Ci saranno anche c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto. Poi da qui, che cosa succede? Che dal passato, piano piano vai a vivere il presente, e poi, mano a mano che vai avanti con lo sguardo, mano a mano che vai avanti con lo sguardo, vedi apparecchi cambia anche il colore dello sfondo, perché abbiamo un blu che è un pochino più, esatto, più acceso, più forte come colore, più moderno, diciamo. Esatto. Quindi dal passato tu vedi il presente e sei proiettato nel futuro. Quindi ha tutto il senso. Anche quelle stelle lì nella, sì, costa, qui le inquadriamo, sì. Ecco. Poi c'è anche questo angolino che dovresti vedere, dove c'è
il vecchio sistema per sviluppare le pellicole, ah, affiancato a un sistema moderno per... Adesso lo riprendiamo. Sì, rimani pure qua se... Tanto continuiamo a parlare, tanto noi siamo per le cose creative e improvvisate. Ecco, questa è la parete di cui parlava Roberto. Sì, come vedi in fondo c'è un monitor. Sì. Mentre... Poi questa... vedi qui sulla destra? Sì. C'è un'organizzazione di stelle, no? Sì. Così tanto per dare una... E sono tutte diapositive poi? No, ci sono i vecchi telaietti delle diapositive, sì, con i vecchi cubo flash. Ah, sì, sì, sì. Capire. Alla macchina per fare, sì, capito? Si consumavano man mano, capito? Erano 6, 8. 4. 4. Ta, 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 ta. Girava, me lo ricordo molto bene. Sì. Mentre questa è la macchina di cui ci parlavi. Questa qua. Eccolo qua. Questo è il vecchio sistema per sviluppare le pellicole. Ho capito. Diciamo c'è una sorta di angolino, come se fosse un piccolo museo, no? E qui il sistema moderno. Ho capito. Qua ci sono i vari ingressi per le penne, USB, eccetera, sì, eccetera. Per tutti i supporti digitali. Sì, ho capito. Sistema con touchscreen, quindi tu vieni. Era meglio prima? Era meglio prima o adesso, Roberto? Diciamo che è una domanda un po' da $1,000,000, non lo so. Per certi aspetti era meglio prima, per tanti altri è meglio adesso. L'importante è cogliere gli aspetti positivi di ogni epoca. Mm. E dietro di te sul fianco c'avevi quella foto che in qualche modo è la foto di copertina, possiamo chiamarla così, di questo corso di fotografia questa, responsabile. Sì. Quella è stata scattata dove, Robè? Questa è stata scattata in Senegal nel 2003. Questa una delle mie preferite, perché dopo un po' di tempo ho scoperto quale significato ha nel mio percorso sia fotografico che di vita vissuta. Mm-hmm. E sono molto legato a questa fotografia perché ha aperto un nuovo modo di interpretare i miei passaggi di vita. È un lavoro più spirituale questo, no? Capito. Per esempio, c'è una curiosità. Sì. Questa foto ho cominciato a interpretarla dopo qualche anno. Tutto ha un significato molto, molto preciso ed è anche molto curioso sapere come è avvenuto questo scatto. In poche parole, io non ho fatto la composizione. Vedevo questa scena da lontano. Eravamo in taxi con degli amici e stavamo andando in aeroporto a prendere altri amici che arrivavano dalla Francia. E, in questa spiaggia, che è lunghissima, ogni pochi metri si vedevano delle scene di questo genere. E io chiedevo ai miei amici di fermare il taxi e di darmi qualche minuto per fare quella foto, poi quell'altra, ma avremmo perso molto tempo. Quindi ho rinunciato a fare tante fotografie, ma quando ho visto questa scena ho fatto di tutto per fermare il taxi e per prendermi questi 10 minuti. Questa spiaggia è molto profonda, quindi man mano che mi avvicinavo, perché la cosa che mi ha incuriosito era stato vedere questo ragazzo che camminava su questa traversa. Sì. E quando l'ho visto da lontano non c'erano ancora questi altri 3 ragazzi e non c'era neanche il cane. Sì. Mi avvicinavo sempre di più e più mi avvicinavo e più vedevo che la composizione si stava formando. Quindi che cosa ho fatto? Per una sorta di rapimento, non so come mistico. Chiamarlo. È stato un momento mistico, possiamo anche dire così. A un certo punto mi sono fermato, ho tirato su la macchina fotografica e ho aspettato. Ho fatto uno scatto solo. Questi ragazzi sono andati in questa posizione, questo cane che girava intorno a me, che continuava ad abbaiare. A un certo punto c'è stato un momento di silenzio, il cane si è messo in questa posizione e io finalmente ho scattato.
si sono allineati tutti nella stessa direzione. È una delle fotografie più incredibili per modalità. Ecco, per una coincidenza che non hai ordinato al cane di mettersi in quella posizione. No. Fin tanto che non è capitato. Tu tutto è scattato. Capitato così. Io sono arrivato lì e questo ho pensato essere al posto giusto, nel momento giusto, e scattare nel momento giusto. Questo è un po' il segreto della fotografia, poi alla fine. Sì. È quello che fa la differenza tra un fotografo e l'altro. Sì. È giusto? Sì. Cioè, essersi, trovarsi proprio nel momento giusto, al momento giusto e scattare la foto nel momento giusto, con le condizioni ideali. Ideali di luce. Poi questa può piacere o non piacere, però per me ha un... Sì. Ecco, mi dicevi poco fa che ogni qualvolta ci sentiamo e parliamo, hai questa capacità che parliamo di una cosa, poi ci entriamo in un altro discorso. Mi interessa molto questo aspetto qua di questi, chiamiamoli, passaggi spirituali che hai avuto. In che cosa consistono? È tutto descritto qua. Sì, questo l'ho capito, ma è uno dei tanti oppure è questo solo? Ce ne sono stati altri, immagino, e sono tutti legati a delle foto. Questi momenti tuoi oppure sono questioni interiori tue? Diciamo che prima si sviluppa la questione interiore, poi attraverso un'immagine la tiri fuori, cerchi di sintetizzarla. Questa è una bella sfida. Questa, per esempio, che è quella che ha aperto questa nuova frontiera per me, che durerà naturalmente per tutta la vita. Questo non è un lavoro che si conclude oggi, perché domani ci può essere un'altra maturità, un'altra evoluzione nel tuo cammino spirituale. Però comincia con questo. Ecco, il cammino spirituale a che cosa è legato? È legato a delle cose particolari che ti accadono a te? Non voglio entrare nel tuo intimo e sapere di te. Accadono a tutti. Accadono a tutti. Dipende da te se le prendi in considerazione. Ecco, tu ogni qualvolta te ne capita uno, le prendi in considerazione. Le e poi devi cercare di esternarle in qualche modo attraverso uno scatto, attraverso delle foto, giusto? Se fossi un panettiere farei il pane, faresti il pane, con delle forme sì, spirituali, ecco, non lo so. Faccio il fotografo, quindi cerco di descrivere quello che accade dentro di me sulla carta, ecco. Certo. Se vuoi ti descrivo questa. Sì, certo, fallo pure. Perché questa è un'immagine che secondo me ha come una... il punto di partenza della propria evoluzione spirituale. Sì. Innanzitutto la luce. Sì. È una luce forte che illumina tutto. Sì. E questo è il giorno in cui tu ricevi quell'illuminazione. Quindi hai tribolato fino a quel momento, ti sei posto mille domande su... che senso ha la vita, le domande che ci poniamo esistenziali. Che cosa succede? Tu quel giorno decidi di cambiare vita e che cosa fai? Cominci a esercitarti. Certo. In che cosa? A comportarti bene, a mettere in ordine nella tua vita, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che fai una sorta di esercizio quotidiano di equilibrio, andando avanti e indietro, no? Vedi che sei anche in una posizione di elevazione. Lo spirito tende verso l'alto, certo. No? Che cosa succede contemporaneamente? Che il resto della società ti guarda. È vero. Se mi dai questa chiave di lettura mi incuriosisce ancora di più questa cosa. Certo. Mentre tu fai i tuoi esercizi, gli altri notano che c'è un cambiamento in te. Quindi ti osservano e ancora non capiscono che cosa sta succedendo, perché è ancora difficile. Io sono ancora legato, cioè io che ti osservo da terra sono ancora legato alle cose della terra. Sì, perché sono sulla terra, mentre quell'altro no. Quell'altro sta già attendendo a qualcosa di sublimato, al cielo, ecco. Alla sublimazione. Questa è la prima fotografia. La prima lettura, sì. Poi c'è la seconda fotografia, poi c'è la terza, poi c'è la quarta, poi c'è la quinta, che non lo so se questo lavoro, non so quando si concluderà. Beh, non c'è una scadenza. Un giorno, non c'è una scadenza, in qualche modo è legata a quello che dicevi poco fa, cioè al momento giusto, all'occasione giusta, allo scatto giusto. Questo è il lavoro più lungo che sto facendo. Ho capito.
che non è questo, come hai detto tu, di Tavolara, che è durato 4 anni. Quello è ancora più lungo. Questo l'ho dovuto bloccare. Bloccare. Perché è un lavoro che tende all'infinito. Certo. E cioè, in questo lavoro di Tavolara, quando mi sono trasferito a Porto Istana nel 2009, andavo a passeggiare in spiaggia e vedevo l'isola di Tavolara, è inevitabile, che ti piaccia o no, lei è lì e attira comunque la tua attenzione. E dai oggi e dai domani, io che conosco molto bene quella spiaggia, andavo a passeggiare senza macchina fotografica e un giorno decido di portarla e di fare uno scatto banale. Poi ci sono tornato dopo una settimana, ho fatto un altro scatto banale, però inconsciamente mi sono accorto poi dopo un po' di tempo che le scattavo quasi tutte dalla stessa posizione. Mm. Allora ho preso in considerazione seriamente questa nuova avventura fotografica e ci sono andato poi di proposito, quindi di notte col cielo stellato, poi un giorno è arrivata la neve, c'è la spiaggia tutta bianca e Tavolara tutta bianca, Ferragosto, con la nebbia, senza nebbia, insomma in svariate condizioni climatiche. E naturalmente puoi andare tutti i giorni a fare queste fotografie e queste fotografie sarebbero naturalmente una diversa dall'altra, però sarebbe una quantità in mano. Io mi sono fermato a 120 foto, sì. Capito. Vedi, per esempio, ti faccio vedere questa che sembra una fotografia, sì, così scattata tanto per scattare, no? Vedi che ci sono due ombrelloni che si incrociano. Sì. La curiosità di questa, cioè la sorpresa in questa fotografia qual è? Che tu vedi in questo bordo che ci sono queste nuvole che vanno in maniera parallela. Poi vedi questa inclinazione dell'ombrellone e guarda la nuvola che c'è sopra. L'inclinazione. Ha la stessa inclinazione. Diciamo casuale questo caso, però sì, voluto alla foto. Casuale il momento, però voluto alla foto. La vedevo da lontano, sono andato a verificare se si poteva fare questa foto e si è potuto fare. Incredibile. Bene Roberto, è stata una chiacchierata molto molto piacevole, come sempre d'altronde. Sì, ti devo salutare perché tra poco hai un appuntamento importante. Un appuntamento con Antonio Mazzoni. Sì. Ah sì, sì, che fa un po' arriverà, spero. Sì. niente, rimaniamo chiudiamo cioè con questa notizia in modo tale da invitare anche quanti vedranno questo video e seguiranno questa intervista aderire, a partecipare a questo corso di fotografia responsabile che non si sa ancora quando inizierà, però presumibilmente nella prima decina di aprile, così mi è stato detto da Libera Schemi, organizzato da Libera Schemi, corso tenuto da Roberto Graffi, ormai noto. Quanti anni hai Roberto adesso? Aspetta che controllo. Sì, ma lo diciamo, dai. 40, ne faccio 48 quest'anno. 48 quest'anno. Ascolta, non vivi più a Tempio ormai? Adesso sono a Calangianus. A Nucchis. Sì. Mentre lo studio qua di Tempio. Perché quando ho detto Nucchis mi hai guardato con quella No, faccia? Perché ormai dire Nucchis di Tempio, tra un po' ci sarà anche un collegamento urbano, nel senso che le case prima o poi arriveranno a incrociare e a toccarsi. No, dicevo. No, sto a Nucchis perché mi piace prendere la rincorsa per venire a tempo. Ah, arrivi velocemente. Sì. Poi si vive tranquilli, immagino che lo stress sia. Frastuono dalla mattina alla sera, è incredibile, non si riesce a dormire. Mentre questo studio dove ci troviamo, hai delle aspettative di apertura più o meno, quando? In modo tale che. Ma contavo conto di aprirlo adesso che. Prima dell'estate. Sì, adesso è in primavera. Sì. Sì, in primavera. Beh. Non vi so dire a che ora, però. No, vabbè, il giorno che farà l'inaugurazione spero di esserci, ma vale da poter anche
Sì, porta i tramezzini. Scroccarti un caffè. Va bene, grazie. Porta anche le pizzette. Porto anche le pizzette. Grazie, grazie a voi, anche grazie per la pazienza. Grazie, grazie. Seguito. È sempre un piacere parlare con te. Piacere tutto tuo. Grazie.